Capitan Barba Lunga al rapporto, signore. Questo qua è un capitano con la barba molto lunga. E questo è tipo un gioco sopravvivenza, tipo Minecraft, dove si devono raccogliere cose e farsi il cibo, eccetera. E devo parlare con questa donna particolarmente strana. Vediamo un attimo. E parla. Dice: ah, marinaio, sono fortunata ad esserti vicino. Lo so, ma se vuoi sopravvivere devi trovare acqua. Non ti preoccupare, ti aiuterò a rimanere in vita. Portami i seguenti articoli. E praticamente devo prendere, devo raccogliere 6 piante. Ok, vado a raccogliere immediatamente le 6 piante. Ma come faccio a raccogliere piante? Dove le prendo le piante, scusami, è pazza? Ma è impazzita sta qua, ma veramente? Qua posso prendere? No, non posso, questo è il legno, non ancora lascia. Però, magari questa pianta la posso prendere, lo sapevo io, vedete? Ho preso una pianta, un arboscello, giusto? Ricordate di lasciare like e di iscrivervi al canale, perché così farete contento anche il signor Barbalunga. Commentate con pescione nei commenti. La pianta si prende tipo da qua. Mi manca ancora la pianta e praticamente la signora mi dice come fare l'acqua in teoria adesso. Sono tipo delle missioni missioni belle, molto belle devo dire, molto belle, mi piacciono molto. Allora, 4 di 6 della pianta, ok, quindi ne devo ancora raccogliere un attimino, un altro pochino. Devo andare in giro a cercarla. Eccola qua un'altra, me la indica anche perché chiaramente è gentile, giustamente vuole fare il simpatico per non farmi rompere le scatole, per non dire qualcos'altro. Quindi praticamente però, questo, ma io sto vedendo che c'è qualcuno qua su TS, potrei spostarlo magari in questo video, non lo so. Vediamo se ho voglia di spostarlo pure. No, perché a volte qualcuno mi rompe le pappole, cioè per dire, no? Nel senso, mi rompe davvero le pappole. Ciao signora! Comunque ricordatevi che io sono aperto di mente, cioè io, noi qua siamo aperti di mente, tutti quanti, noi siamo quelli aperti di mente. Ricordatevi, anche voi che ci seguite, siete aperti di mente come noi. Ti ho fornito tutti i materiali necessari per creare un'ascia di legno. Raccogli per me le noci di cocco. Ma scusa, ho capito, cosa sono io, la tua sguattera? Dopodiché ti mostro... Va bene, raccolgo le noci, sì, però adesso non è che non voglio farla antipatica. Però lei signora, cioè non sono il suo servetto, mi scusi tanto, Allora devo prendere il cocco crudo. E dove lo prendo il cocco crudo? Cioè lo cerco nel sede, magari c'è, ce l'ho da qualche parte in giro. Scusi, dove devo cercare il cocco crudo? Io non lo trovo. Beh, in effetti devo cercarlo, non è che, capito, cioè nel senso devo, il libro dell'artigiano, vediamo un attimo cosa dice il libro dell'artigiano. A me fa ridere già come si chiama il libro dell'artigiano. Allora, cocco crudo, poi il coltello di pietra base. Ma questo qua è pazzo, il coltello. Cioè allora il libro è più pazzo della signora che mi manda a prendere il cocco crudo. Cioè cos'è che le serve? Ah, giusto, per bere, il cocco si serve per bere. Ma voi vedete cosa mi sono appena creato? Lascia, guardatela qui, l'asciona. Posso usare l'asciona per scandagliare tutto il legno che ci può essere qua su quest'isola magica. In teoria così dovrebbe anche cadere il cocco se ne troviamo un po'. Quindi se io sto qua un po', io non so quando devo stare. Adesso devo stare tipo mezz'ora a prendere un legno. Ok, fatto, ho preso del legno sicuramente, ma non so se ho preso il cocco crudo, buonissimo. Adesso glielo porto alla signora, vediamo un attimo cosa mi dice. Adesso magari me lo tira in testa, vi immaginate? Ma come si permette? Non si, allora, se si permette di fare una cosa del genere io chiamo la polizia dell'acqua. Non si deve permettere di tirarmi il cocco in testa, sa? Ma veramente, la polizia acquatica, cioè la, si pensa, boh, non so cosa ho detto, però avete capito. Stai per morire di sete? No, puoi bere acqua di cocco. Ok, va bene, bevo acqua di cocco. Come faccio? Praticamente devo far così, devo far così, e poi dopo devo far così, giusto? E poi dopo bevo l'acqua di cocco. Ok, faccio un po' così tutto quanto. E poi dopo sto bevendo, ha tantissima sete, poverino. Adesso bevi ancora, signore. Lei ce la può fare. Riprendo le piante perché le avevo purtroppo buttate. Siccome ho detto, oddio, questo qua adesso mi muore. E non ho buono, non ho buono. Invece adesso guardate un po', è notte. Ho paura anche di quello che potrà succedere la notte, perché in teoria le notti nei giochi survival sono le peggiori. Messi le noci di cocco commestibili. Perfetto, quindi io posso anche mangiare noci di cocco. Tipo, se io faccio così, posso fare una noce di cocco commestibile e quindi posso mangiarla. E praticamente premendo I, che è l'inventario, e prendendo questo in mano, chiaramente, al posto di questo, perfetto, posso mangiare pure, perfetto. Se vuoi sopravvivere devi sapere come usare la spada. Ma certo, adesso la crafto immediatamente, la spada. Dove sta la spada? No, vabbè raga, io ho appena capito. Cioè praticamente mi sono craftato il coltello perché pensavo fosse la spada. Invece non dovevo trovarle, dovevo andare tipo qua dove c'era la mano. In realtà sono andato tipo in giro su tutta l'isola per trovare una cavolo di spada, quando non avevo capito che era qua davanti ai miei occhi. Ma va bene, ok. Intanto però ho preso la spada di legno, che posso mettermela qua, perfetto. E adesso posso impugnarla e quindi posso
attaccare la natura donna. Ma poi perché? Cioè, le traduzioni come le hanno fatte? Mi scusi. Cioè, veramente non sono normali queste traduzioni. Adesso, adesso l'attacco come... Mamma mia. Venga qui! E non posso attaccare. Ma perché non posso? No, non posso. Oh, mi dissocio prima di tutto. Allora, allora, messa a fuoco. Poi dopo attacco. Ok, si è super incavolata. Mi scusi, mi scusi tanto. Allora, non... Oh mio Dio, mi sta facendo molto male. Sì, però allora io sto già perdendo la pazienza, mi scusi tanto. Ah, shift per schivare, ho capito. Io sto usando shift per schivare. Oh, finalmente, lei ha proprio rotto le scatole. Allora, scappi prima che la faccia fuori. No, 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 adesso ormai è troppo tardi, Sto scherzando. Dai, adesso possiamo parlare. Praticamente mi dice, ora è il momento di pescare. Perché sta facendo questa cosa, mi scusi. Ok, devo trovare però una canna da pesca e poi uccidere un pesce. Allora, mi sta dando un attimo fastidio che io devo tipo fare ste robe come se fossi tipo una sorta di schiavetto. Però probabilmente questo è una sorta di tutorial, no? Sapete cos'è il tutorial? Cioè tipo quella roba il gioco ti insegna come giocare a questo videogioco, appunto. E ti insegnano giustamente perché magari è nuovo, non ci sai giocare. E quindi giustamente ti devono insegnare. Però mi sembra proprio una rottura di pappole. Adesso, poi dopo devo anche prendere il pesce cotto, wow. Ho preso un pesce. Wow, che figata. Allora, se posso dire, il sistema di pesca di questo gioco è 20.000 volte meglio di tutti gli altri giochi che io abbia mai visto. Mi piace molto la pesca qua. Cioè, nel senso, è particolare, non è rompipalle. Mi piace, devo dire, mi piace. A me piace personalmente. Non è male, è bella, cioè ci sta, è diversa dal solito e ci sta. Allora adesso devo costruire un fuoco di bivacco, cioè nel senso tipo un fuoco per stare tranquilli tipo qua fuori. Mestiere bastone di fuoco, ma che caspita. Ok, allora costruiamo prima di tutto il fuoco di bivacco, dove sta? Acqua, cibo, fuoco di bivacco, eccolo qua, posso craftarmelo direttamente, perfetto. E lo metto ovviamente tipo qua, va bene, ok, perfetto. Giustamente devo inserire tutte le cose e poi costruisci. Come non ho tutti gli articoli, cosa mi serve ancora? Mi servono altre pietre, perfetto, va bene. Allora vado a cercare altre pietre. Guardate come sta maneggiando i fili d'erba il signore. È esperto nel fare queste cose. Praticamente posso... Premi E da fuoco. Ma che cazzo, per far ciò devi tenere il bastone di fuoco in mano. Ma dove lo trovo io il bastone di fuoco? Devo craftarmene un altro. Ho capito, lo devo craftare il bastone di fuoco. Forza, craftiamoci il bastone di fuoco. D'accordo, perfetto. Ora, una volta che hai craftato il bastone di fuoco, io spero vivamente si possa poi alla fine accendere sto cavolo di fuoco. Adesso vedete, lui deve ancora mettersi a maneggiare un altro po'. Vedete un po' così, tipo tutto quanto. Ok, ok, abbiamo il fuoco. Che figata, è bellissimo. Adesso pesco nel fuoco. Adesso, mi scusi, voglio pescare nel fuoco. Si faccia da parte. Ok, però posso anche... Ok, adesso posso bivaccare, giusto? Cosa devo fare? Ah, giusto, devo prendere il pesce e cuocerlo. Allora, non mi rompa le scatole lei, signora, perché cioè veramente non ho proprio voglia di parlare con nessuno. Però, devo dire, sono andato nel fuoco. Ma tutto sommato, comunque, è una cosa buona non andare nel fuoco. Cioè, dico, mi dissocio prima di tutto. Poi dico, nel gioco è una cosa buona. E poi, in secondo luogo, stavo scherzando, ovviamente. Adesso, però, posso prendere il pesce e... Posso cucinare il pesce, giusto? Mi sa che ha cucinato il pesce, raga. Ha cucinato il pesce. Cioè, il signore qua non è normale, ha cucinato il pesce, ma... Signore, complimenti, ma lei è veramente brava. Adesso se lo mangia tutto intero, che schifo, no? Allora, mi dissocio, non si fa, perché... Però, bene... E ha sete, giustamente. Ma signore, non si preoccupi, perché tanto io qua ho tanta di quell'acqua che lei non si può nemmeno immaginare. Tengala qua, beva tranquillamente e utilizzi le sue conoscenze mistiche per poter apprendere come fare a bere l'acqua. Perché giustamente il signore magari è arrivato su quest'isola e si è dimenticato tutto, oppure come si beve l'acqua. Ma è normale, può capitare a volte nella vita dimenticarsi anche come si beve l'acqua, no? Insomma, cioè, anche a me capita spesso. Tipo, io a volte prendo il bicchiere e non mi ricordo più come si beve l'acqua. Capita. No, ragazzi, nel senso, veramente scioccante. Comunque, niente, a me questo gioco piace. Scrivetemi se volete che lo continuiamo nei commenti. Lo continuo tranquillamente. Mi piace molto. Ricordate di lasciare like e di iscrivervi al canale, perché così farete contento anche il signor Barbalunga. E non solo la barba, comunque. Commentate con pescione nei commenti.